Eleonora Giorgi come sta? La lotta contro il tumore e le nozze di Paolo. Eleonora Giorgi felice per le nozze di Paolo e Clizia. Eleonora Giorgi da diversi mesi sta combattendo una dura battaglia per poter sconfiggere l'adenocarcinoma al pancreas che ha scoperto di avere dopo alcuni esami volti a scoprire se avesse dei problemi respiratori. Tuttavia, l'attrice, nei giorni scorsi ha vissuto un momento di grande felicità grazie a suo figlio Paolo. La Giorgi, infatti, come rivela il settimanale Di Più, era al settimo cielo per le nozze del figlio con Clizia in Corvaglia. La coppia 2 anni e mezzo fa la resa nonna del piccolo Gabriele. Il matrimonio è stato molto sentito, in quanto hanno messo in luce la voglia di vivere e sorridere della Giorgi, la quale non ha nessuna intenzione di arrendersi alla malattia ed anche se sta affrontando un ciclo di cure più forti, non ha voluto farsi abbattere, in quanto ciò che conta di più è la felicità di suo figlio e della nuora. Paolo e Clizia sposi in Versilia, il luogo del cuore di Eleonora Giorgi. La felicità di Eleonora Giorgi per le nozze di suo figlio Paolo è dipesa anche dal luogo scelto da lui e dalla sua compagna Clizia in Corvaglia. I due giovani sposi, infatti, hanno deciso di sposarsi a Forte dei Marmi in Versilia, il luogo del cuore dell'attrice romana. È proprio qui che ha conosciuto il suo ex marito e padre di Paolo, Massimo Ciavarro, nel corso delle riprese del film cult Sapore di Mare 2. I ragazzi hanno scelto di sposarsi qui senza dire nulla alla Giorgi ed omaggiare così il suo amore con Ciavarro, che continua sotto un'altra forma dopo la separazione, tant'è che lui le è stato molto vicino durante il periodo trascorso tra Roma e Milano per le cure e l'intervento. Inoltre Clizia ha voluto una foto di un loro bacio per usarla come simbolo al matrimonio. Eleonora Giorgi non si arrende, la lotta col sorriso contro il tumore. L'attrice romana, come scrive il settimanale Di Più, sta continuando a combattere la sua personale lotta contro il tumore mantenendo il suo sorriso, ha ricevuto i complimenti di un collega. La Giorgi, infatti, è stata molto felice del fatto che Paolo e Clizia abbiano anticipato le loro nozze che dovevano essere celebrate ad ottobre, in quanto, in questo modo ha potuto partecipare al matrimonio sfoggiando ancora i suoi splendidi capelli biondi. La donna, infatti, è consapevole che con il nuovo ciclo di chemioterapia potrebbe perderli e così ha deciso di andare dal parrucchiere prima della cerimonia per essere impeccabile. Insomma, Eleonora Giorgi si è goduta la giornata nonostante il brutto male che l'affligge e che lei continua e continuerà a combattere anche grazie all'amore della sua famiglia.